Ciao a tutti, io sono Elena Graffi Brunoro, sono una psicologa, psicologa dello sport e adesso collaboro col Volta in un progetto sulle life skill all'interno del contesto sportivo. Sono un ex atleta, vengo dal mondo dello sci alpino, ho frequentato anch'io il Volta, specificatamente la quarta e la quinta del liceo scientifico sportivo, perché il Volta era una scuola che mi permetteva di riuscire ad organizzare tutti i miei allenamenti, perché purtroppo lo sci è uno sport che bisogna fare allenarsi la mattina, e quindi dovevo saltare un paio di giorni di scuola e i professori mi venivano molto incontro nella programmazione delle verifiche o delle interrogazioni. E quindi insomma questo mi ha permesso di riuscire a continuare con la mia grande passione che è lo sci alpino. Poi io sono andata avanti, ho fatto l'università, ho scelto psicologia perché proprio qui al Volta, quando ero studentessa, ho avuto 2 anni il corso di psicologia dello sport che mi ha fatto appassionare a tutti questi temi, a tutta la parte mentale che c'è dietro la prestazione di uno sportivo. E quindi ho continuato i miei studi studiando prima a Trieste la triennale, poi a Padova facendo la magistrale in psicologia cognitiva applicata e adesso collaboro sempre a Padova in questo centro che si chiama Psicologi dello Sport Italia. Vogliono portare appunto la consapevolezza che la parte mentale è importante tanto quanto la parte fisica, tanto quanto la parte tecnica e tattica all'interno della prestazione sportiva. Si collabora con diverse società sportive, anche di livelli molto elevati, per appunto aiutare gli atleti in questo loro percorso di prendere un po' di consapevolezza di quelle che sono tutte le loro abilità mentali e di come queste le possono aiutare a diventare il migliore sportivo che possono essere. Una di queste abilità, per esempio, è la gestione del tempo. Parlando di uno studente che poi è anche atleta, quindi magari di un certo livello, la gestione del tempo diventa una delle cose più difficili da poter affrontare, perché la mattina vanno a scuola, il pomeriggio hanno 4 ore di allenamento e poi devono anche studiare e magari il giorno dopo hanno anche un compito in classe. Quindi la capacità di riuscire ad organizzarsi e a gestire proprio il loro tempo diventa fondamentale, soprattutto per gli sportivi, però anche un domani in un ambito lavorativo. La nostra visione come psicologi dello sport, in collaborazione anche col Volta, è quella di riuscire ad aiutare i ragazzi, i giovani d'oggi, a prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie risorse e a poter migliorare la propria capacità di gestione del tempo, piuttosto che gestione dello stress, o piuttosto che la comunicazione sia con se stessi, sia con altre persone. Sicuramente una cosa che posso dire dalla mia esperienza personale è che fare sport è bello e fa molto bene, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale in crescita, ma anche dal punto di vista educativo, nel senso che nel contesto sportivo tante di queste soft skill si imparano un pochino anche perché si è costretti, no, a gestire lo stress, perché se io mi arrabbio e magari inizio a insultare un mio compagno, insultare l'arbitro, mi prendo un cartellino giallo, addirittura rosso, e quindi vengo espulso dalla partita e non gioco più. E quindi di conseguenza tutte queste abilità diventano davvero importanti, siccome poi sono anche fondamentali nella vita. Il fatto di fare sport per me è davvero una palestra di vita, nel senso, non è una delle classiche frasi fatte, però davvero è importante.